Vabbè, comunque tu sai cosa è successo da un po' di settimane. Puoi veramente parlare di tutto e di niente perché succedono un sacco di Sono cose. successe un sacco di cose, ma a livello giornalistico No, non lo sai. Mi no. hanno fatto altri articoli. Altri articoli non lo Altri sapevo. articoli cioc. Al cioccolato. Cioè, Anche al i cioc cioccolato. articoli. Cosa c'è scritto in questi articoli? Cosa c'è scritto? Si è scomodato il giornalista per eccellenza italiano, lo conosci? Mattarella. Fabrizio Corona. Ah, ok. Conosci Fabrizio Corona? Hanno Sì. fatto vedere ieri sera un video dove praticamente c'è lui, non me l'aspettavo, c'è lui pieno di sangue che combatte per non ritornare in carcere, lasciato tipo una pozza di sangue per terra, e ti sentono tutti urlare, e lui che Posso dice... vederlo? Me l'hanno fatto vedere, non so, ragazzi, si Ogni trova? singola volta che io ti chiedo di farmi vedere qualcosa di fighissimo, di cui tu mi racconti, tu dici ce Ma l'ha si qualcun trova, altro, ma si ma trova! porco. Ma cosa tieni nel telefono? È facile che si trovi. È facile da trovare, non fare così. Per Mandamelo, bro, salva di favore. queste cose, sono importanti. Ragazzi, sapete che sono andato a Bormio con Luis ed Andrea Omiatol, Hakimi, e là è successo l'irreparabile. Sono anche un po' giù, un po' spento ultimamente, lo devo ammettere. Forse si nota anche un po' dagli occhi stanchi. Perché hanno pianto molto questi occhi Di stanchi. cosa hanno pianto? Hanno pianto lacrime, lacrime, Per che lacrime di cosa hanno sofferenza. pianto? Te lo spiego subito. Quando siamo andati a Bormio e Luis stava montando il suo video, non so se l'avete visto, quello dei croissant a Parigi, l'hai visto? Bellissimo video. È successo quello che già pensavo da tempo. Mentre eravamo là seduti nelle nostre poltrone del nostro albergo, le poltrone del nostro albergo, ad un certo punto mentre stava montando io gli ho tenuto la mano in una maniera un po' più piccante del solito, sapete, no? Che c'è la presa così e io ho fatto un po' quella col pollice, la presa col pollice. E mentre stava montando lui si è girato un attimo verso di me e mi ha detto: "Ma che fai?" Io ho detto: "No, tu che fai?" E No, tu che va, fai? Stai no, tu... montando tu. Lui stava montando, tu che cazzo fai? Letteralmente tu che cazzo fai? Va Calmati, bene, calmati. va Ok. bene. Eri tu che comunque facevi qualcosa Ok, con lui. calma però. Ok. Ok. E ci guardiamo negli occhi e fa: "Tu che fai? Io che faccio? Io che faccio?" E niente, sapete, da un sorriso nasce sorriso e da una carezza nasce carezza e siamo arrivati a baciarci. Siamo arrivati a baciarci mentre stava montando. Ed è stato un bacio forte, un bacio perché le sue mani sono grosse, lui ha delle grosse mani palestrate e mi ha preso per la collottola, come fa sempre lui di solito, mi ha preso per la collottola e ha fatto un mulinello palestrato perché lui fa anche allenamento alla lingua, non so se lo Non sapevi, esiste. i piccoli, piccoli pesi alla lingua, Piccoli paesi alla lingua. la metti sul palato e vai giù, Uno di tipo quelli un che trovi su esercizio Etsy. tranquillo. Allora, cosa è successo? Facciamo questo bacio a mulinello, lunghissimo, 3 minuti e mezzo di bacio, infatti tutti guardavano e dicevano vabbè basta, però non ci fermavamo mai. E niente, alla fine l'ho aiutato a montare il video e devo dirvi anche un'altra cosa, dopo che è successo tutto questo, quel video l'ho montato io. Che cazzo vuoi? Vai, dillo. Ok, quel video l'ho montato io, ho litigato con Luis pesantemente per questa situazione qua, perché gli ho detto almeno metti in descrizione che te l'ha montato qualcun altro e che non l'hai fatto te, visto che c'erano tante lodi al montaggio, a quei flashbangs, come li chiamo io nel mondo del montaggio, Flashbangs. flashbangs, che praticamente è un super cut reversed che sembra che vada avanti ma torna indietro, c'è cioè una Non roba... c'è niente di nel suo ultimo video Eh non no, c'è ma niente di simile. su Premiere non c'è. Scusami, Aia! ho Lui visto usa una mosca. No, Final Cut e io ho sia masterato nel Final Cut che risultato del video Premiere. non c'è niente in E reverse. quindi ho fatto questa flashbangs che è piaciuta molto al pubblico, un sacco di gente capirà. E niente, abbiamo litigato molto forte. Abbiamo litigato molto forte per questa cosa. Lui mi fa: "Eh no, tu hai fatto... Cioè, io non posso dire che sei stato tu perché sennò ci rimetto la faccia." Ho detto: "Ma non ci rimetti niente, Luis, anzi... Dai credito a qualcuno e siamo tutti più contenti." E fa: "No, no, no, non posso, non posso." Dicendo: "Abbiamo litigato per questa storia qua del montaggio e del video. Il video è andato super virale anche in Francia perché, Specialmente in Francia. modestia a parte, comunque io ho fatto una scuola principe all'inizio turca di montaggio. Era circolini animali belli. Che cazzo?
Che turca? Ci ho messo... Come mai? Ho iniziato con la scuola turca. Come si chiama la scuola? Turk. Con la K. Scuola Turk. Turk videomaking scrivo. E non so se è ancora aperta, però sì, dovrebbe essere certo. Videomaking. Che anni? Nel 95, nel appena nato. Appena nato mi hanno lasciato nella scuola Turk. C'è Turkish Videomaker. Eccolo lì, hai visto? Eccolo qua, scuola Turk. Calcio, calcio. Come? Calcio. Da qualche punto si dovrà partire anche a montare. Non è che se monti il pallone o monti un cinema, un film, è diverso. Non sei un cazzo di montaggio. Ciovi, no, grandissimo, anch'io andavo al Turk nel 95. Ma non ti ricordi, Ciovi? Io mi ricordo di te. Tu eri nella classe quarta Z. O sbaglio? Tu eri in quarta Z o sbaglio? Vabbè, poi ci sentiamo. Allora, Z? In quarta Z, sì. Perché là si mettono tutti in... Che sono pazzi, dai. E la Turchia è diversa da... Dall'Italia. Dall'Italia. E sono posti diversi. Ah, io ho iniziato con la scuola turca. Per poi appunto reinventarmi col modello francese. E il modello francese, ovviamente, io sapevo che lui andava in Francia a fare le cose con Carsani. Mi sono appunto messo io, mi sono messo a disposizione di Luis e gli ho detto subito: guarda. E tu ti sei incazzato perché lui non ti ha dato credito? Lui non solo non mi ha dato credito, ma dice che non è vero niente di questa cosa qua. Dice che ha montato solo tutto lui, anzi, cioè, ci ha messo anche un botto di tempo. Grazie al cazzo ci ha messo un botto di tempo. Sono arrivato io e ti ho messo a posto i quattro keyframe della morte che avevi lasciato in mezzo al video. Pazzo di merda. E niente, abbiamo litigato molto forte per questa storia qua. Mentre eravate là. Perché lui l'ha caricato quando eravamo ancora là. E che c'è? E così lo muti, eh? Ok, così lo togli. Cos'è successo? Abbiamo fatto questo grosso litigio. Siamo ritornati poi in Italia, perché Bormio per me non è in Italia, vabbè, è una roba mia. E siamo arrivati sotto a Milano. Lui pensa che eravamo in Francia, ma in realtà eravamo a Milano. Fabrizio, tu sei proprio fuori. E niente, c'è Andre che ci ha paparazzato. Perché era là con voi. Era là con noi, okay. Che ci ha paparazzato, che si era stancato di questa situazione fra di noi, okay. Ci ha paparazzato e ha cercato di lucrarci sopra. Come mai? Perché, boh, Andre è fuori di testa. È veramente un pazzo in culo. E Corona che c'entra? Bravo. Fabrizio Corona, sai chi è Fabrizio Corona? Sì, quello là col sangue. Andrea fa queste foto. Io vengo a sapere di queste malefatte che fa alle mie spalle. Perché con noi faceva tutto il buon viso a cattivo gioco. Lui si scopre anche questa cosa qua. Cominciamo a litigare di nuovo, cominciamo a litigare forte questa volta, si lanciano martelli, divani, martelli ovunque, come divani, chiodi, 3-4 martelli erano là, c'erano 3-4 martelli che volavano, barili, vola tutto, si distrugge, avete presente la scena? La tipica scena di distruzione familiare domiciliare, ecco, immaginatevela peggio perché lui sei gigante e forte. E infatti mi è intimorito anche con la sua forza, ma so che lui è buono, non mi avrebbe mai fatto niente. Il mio Bubi. Cosa sono queste macchie bianche qui? Mi manca tanto il mio Bubi. Vabbè. Succede tutto questo casino e Luis mi manda il fatidico messaggio perché non ha avuto neanche le palle di affrontarmi. Grosse palle. Di affrontarmi... Beh, comunque sia, hai detto che ti piace, sapio sessuale, però poi sembra uno scemo. Non me l'aspettavo da lui. Vabbè, non fidarti sempre della tua sessualità. Bravo. E niente, mi manda questo messaggio chilometrico. Avete presente i messaggi che ci mandiamo al liceo? Piccolissimi, poi sono arrivati quelli grandi. Grossi messaggi dove mi dice non funziona più, adesso tutta questa esposizione mediatica. Ma è stato mediatica. un giorno solo. Per me sono sembrati anni. Non ne posso più... E questa situazione qua mi sta mettendo a disagio, come se fosse colpa mia, capito? Non me ne capacito. E mi scrive: non è possibile, io ho fatto finta anche di avere una ragazza per tutto questo tempo, l'ho pubblicata anche sui social, mi ha detto io devo mantenere questa facciata perché lui ha paura di farsi vedere gay? Sì. Perché? Non lo so, nessuno lo sa. Fottiti. Come si è conclusa questa vicenda? Che Fabrizio rimette le nostre foto sul suo gruppo Telegram. Non so se hai visto. Che proprio sì. Ci mette a noi abbracciati.
noi che ci stiamo per baciare. Ma la propaganda di Corona è che voi siete gay? Lui dice che siamo fidanzati e che... È il motivo per cui non c'è più un muschio selvaggio. Non so se ha dato la motivazione precisa a questa cosa qua. Chiama Luis. No, e ragazzi, non so... Ciao Luis. Già, non so se mi risponde, non ho più voglia di combattere una guerra che non riesco a vincere, che non voglio vincere. È passata una settimana, non è passato... Quindi niente, io faccio un appello, non voglio dilungarmi troppo, faccio un appello a Bubi, il mio Luis. Bubi. Pipu, pipu. Bibu bibu bibu. Bibu bibu bibu. Tu saprai che cosa vuol dire e spero vivamente che troveremo una soluzione, perché io ci sto magari a perdere qualcuno a cui ho perso magari del sentimento, che comunque ci siamo lasciati, ma non riesco a perdere colui che mi ha regalato il sorriso. Quindi se ti va almeno di scrivermi, di farmi sapere un po', anche solo come stai. Mi basta un bacio per emoticon, per sognare il nostro matrimonio. Grazie bro, dov'era? Era dentro il sacco in camera tua. Grazie bro. Si vede proprio che tu sei uno di quegli amici che nel momento del bisogno ti aiutano sempre. E così deve rimanere tra di noi. Perché non è possibile rovinare un rapporto. Cioè, capito? Eh? Non possiamo rovinare un rapporto. Ti faccio una sega. No bro, no. Stavo proprio per dire no bro. Ti faccio una sega. Non possiamo rovinare un rapporto con un rapporto. Capito? È una cosa che si dice spesso. Come? Niente, fra due te lo posso dire. Ok. Vabbè, un amico che rimarrà amico. Un amico che rimarrà amico, in buona sostanza. E niente, ragazzi. Quindi, Luis, spero vivamente che torneremo amici, almeno. O comunque, niente, basta così. Mi sono anche annoiato.